Penso che sia un'emozione indescrivibile perché vincere così un campionato, vincerlo a marzo, vincerlo in questo modo con questi numeri, con questo pubblico, perché il pubblico quando io a volte stuzzicavo perché sapevo che poteva arrivare a fare questi numeri, soprattutto in trasferta come è stato oggi. Quindi innanzitutto faccio i complimenti a tutti perché nasce da dopo Padova, è vero che nasce da dopo Padova questa vittoria, ma nasce secondo me dall'arrivo di Vivarini a novembre dell'anno scorso. Io sono arrivato a gennaio, però penso che quando è arrivato il mister ha creato delle basi importanti con un gruppo già che era abbastanza forte e si è formato col tempo con gli acquisti di gennaio e gli acquisti di giugno. Nasce dopo Padova perché dopo Padova è scattato qualcosa in noi che ci ha fatto capire che eravamo davvero una squadra forte, che eravamo un gruppo unito e le persone che sono rimaste dopo Padova sono state brave a trasmettere l'entusiasmo per quelli che poi sono arrivati in ritiro a giugno e quelli che sono arrivati in ritiro a giugno sono stati bravi a prendere la scia dell'entusiasmo che ci portavamo dietro noi. Quindi è un percorso importante che Catanzaro è da 19 anni, ma se ricordiamo 19 anni fa il Catanzaro partiva non da favorita, partiva come una squadra, c'erano molte squadre più importanti, più attrezzate. Noi quest'anno invece siamo partiti con i favori del pronostico e siamo stati bravi a mantenerli perché siamo stati sempre primi in classifica. Poi tutto il resto, ripeto, è un'emozione indescrivibile, soprattutto per me, perché sono di qua, so quello che si è passato in questi anni tra delusioni, fallimenti, prese in giro, e oggi avere comunque una società come questa che è stabile, che ti dà programmazione e futuro, penso che sia questa la vittoria poi di Catanzaro in sé per sé. Oggi e fino a quando poi ci sarà la Supercoppa, penso che dovremo pensare solo a festeggiare, perché tu sai bene che Catanzaro è da tanti anni che non vivo un momento così. Io non ho vinto nessuna scommessa, te lo posso assicurare. E ti posso dire che se io sono tornato a Catanzaro era perché sapevo che si poteva fare qualcosa di importante. È qualcosa di importante, a volte si deve fare tutti insieme. Quando dico tutti insieme dico giornalisti, dico tifosi, dico società e dico giocatori. E quest'anno in parte è stato fatto da tutti, quindi il merito è anche di giornalisti come voi che a volte fate domande giuste, a volte fate domande sbagliate. Essere accostati a gente che ha fatto la storia di una squadra, penso che sia qualcosa che è una cosa bella, è una cosa che ti dà orgoglio, però penso che erano altri tempi, penso che comunque sono giocatori che hanno fatto la storia davvero del Catanzaro in altre categorie, magari in un altro tipo di calcio. Quindi non mi può solamente che rendere orgoglioso di questo. E niente, poi per quanto riguarda uno dei gol che mi porto dietro, penso che quello di Crotone, ma non per il Crotone in sé per sé, ma perché veniva dopo una partita che avevo sbagliato il rigore al 90esimo, e penso che è stata un po' una liberazione per me, è una cosa che mi sentivo dietro perché quel rigore l'ho voluto tirare ed è stato un peccato non aver raggiunto i 3 punti, quindi penso che quello sia stato un gol che mi porto sicuramente dietro. Sappiamo tutti che, vabbè, ora racconto un piccolo aneddoto, nel senso che quando dovevo venire qua, penso che ci siano state poche persone che conto sul palmo delle dita che mi abbiano detto vai a Catanzaro perché potrà essere. Ce ne sono state veramente poche perché tutti mi dicevano che non esisteva questo detto del profeta in patria, tutti mi dicevano che conoscevo Catanzaro e che sapevo che tipo di piazza era, sapevo che tipo di piazza esigente era e chi più ne ha più ne metta, però sono uno che nella vita ha sempre voluto rischiare e penso che poi sia stato un rischio giusto perché dentro di me mi sentivo questa cosa, mi sentivo questa chiamata, sentivo che era il momento giusto sia per me che anche per la società di incontrarci e ho fatto questo passo. Con la consapevolezza però di
di poter arrivare poi a oggi. Durante i playoff avevo una sensazione, diciamo, non al 100% che potessimo vincere i playoff, sono sincero, perché dentro di me avevo questa sensazione, ora i motivi non sto qui a dirli. Ma dopo quella partita veramente sapevo che se avessimo fatto le cose giuste, come sono state fatte, e fossimo ripartiti come siamo ripartiti, non ci sarebbe stata partita, e partita non c'è stata.